Signorina Elizabeth, ho lottato invano, ma non c'è rimedio. Questi mesi trascorsi sono stati un tormento. Sono venuto a Rosing con lo scopo di vedere. Dovevo vedere. Ho lottato contro la mia volontà e aspettative della mia famiglia. L'inferiorità delle vostre origini, il mio rango e patrimonio, tutte cose che voglio dimenticare e chiedervi di mettere fine alla mia agonia. Non capisco. Vi amo, con grande ardore. Vi prego, concedetemi la vostra mano. Signore, io apprezzo i conflitti che avete fronteggiato e mi duele molto avervi causato pena, credetemi. È stato fatto in modo incolpevole. Questa è la vostra risposta? Sì, signore. Mi state prendendo un gioco di me? No. Mi state respingendo? Di certo, i sentimenti che hanno offuscato la vostra lucidità vi aiuteranno a dimenticare. Potrei chiedervi perché vengo respinto con così poco riguardo alla cortesia? In egual misura potrei chiedervi perché, con una così evidente intenzione di insultarmi, avete dichiarato di amarmi contro la vostra volontà. Credetemi, non avevo. Se fossi stata scortese, questo mi scuserebbe, ma ho altre ragioni e lo sapete. Di cosa parlate? Pensate che possa essere allettata ad accettare l'uomo che ha rovinato forse per sempre la felicità della mia amatissima sorella? Lo negate, signor Darcy, di aver separato due giovani che si amavano, esponendo il vostro amico ad essere considerato dal mondo un capriccioso e mia sorella alla derisione per le speranze disattese, precipitando entrambi nella più crudele infelicità? No, non lo nego. Perché lo avete fatto? Perché credo che lui sia indifferente a vostra sorella. Indifferente? Li ho osservati e ho capito che l'attaccamento di lui era più profondo. È timida. Anche Bingley è modesto. Ed è persuaso che lei non nutrisse che labili sentimenti. Voi glielo avete suggerito? L'ho fatto per il bene di Bingley. Mia sorella dimostra amare appena il suo affetto per me. Immagino che abbiate sospettato che fosse interessata al patrimonio del vostro amico. Non farei un tale disonore a vostra sorella, sebbene ci fosse un'idea. Quale? Era perfettamente chiaro che cercassi un matrimonio vantaggioso. Jane ha forse dato quell'impressione? No, comunque lo ammetto. C'era la questione della vostra famiglia. Il nostro desiderio di fare amicizia? Questo non disturbava il signor Bingley? No, c'era di più. Cosa, signore? La mancanza di contegno di vostra madre, delle vostre tre sorelle minori e talvolta di vostro padre. Perdonate questo giudizio, non riguarda voi e Jane. E il povero signor Wickham? Il signor Wickham. Quale scusa avete per il vostro comportamento nei suoi confronti? È ardente il vostro interesse per lui. Mi ha raccontato le sue sventure. Così, le sue sventure sono state davvero grandi. Prima gli rovinate l'avvenire e poi usate un simile sarcasmo. E così? Questa è la vostra opinione su di me? Grazie per averla espressa con dolizia. Potevate dimenticare le offese se non avessi ferito il vostro orgoglio. Il mio orgoglio? Confessando le mie riserve su una nostra relazione amorosa. Vi aspettavate che mi rallegrassi per l'inferiorità della vostra famiglia. Sono queste le parole di un gentiluomo? Sin dal primo momento la vostra arroganza, la presunzione e il disdegno per i sentimenti altrui mi hanno fatto capire che voi eravate l'ultimo uomo sulla terra che avrebbe potuto sposare. Da quando l'ho rivisto, le sere non sono state abbastanza lunghe per definire i miei sentimenti. Certo, non l'ho in odio. Provo quel qualcosa di nuovo, insospettato, che è la gratitudine. Non solo per avermi una volta amata, ma anche per volermi ancora tanto bene da perdonarmi tutta l'impertinenza e l'asprezza con la quale l'ho respinto e tutte le ingiuste accuse con cui ha accompagnato il mio rifiuto. Un simile mutamento in un uomo così orgoglioso non desta soltanto meraviglia, ma gratitudine, poiché deve attribuirsi all'amore, ad un ardente amore. Così l'impressione che mi rimaneva di lui è tutt'altro che sgradevole. Che trionfo per lui se sapesse che le proposte che ho così orgogliosamente respinto 4 mesi fa sarebbero ora accolte con tanta gioia e gratitudine. Mai ho sentito così chiaramente di poterlo amare come ora che tutto l'amore è vano. Lei ha un animo troppo generoso per